My name is Jesse Mameva. Welcome to this new vlog. Ciao vlog. Siamo di nuovo qui, qua c'è Villa Torretta, di nuovo sponsor di oggi, no scherzo. E siamo di nuovo al centro Sarca. Cioè, sembra il continuo del vlog dell'altra volta, ma non lo è. E niente, penso che faremo un bel giretto al centro Sarca, visto che dobbiamo aspettare di fare il check-in, che è alle 2 e siamo arrivati alle 1:30. Quindi mo si va a pranzare, facciamo un giro qua e poi sorpresa, anche se avete visto già dal titolo del video, ma va bene così, non importa. Ah ragazzi, Flex My Ray-Ban Stories, guardate che fig, Ray-Ban Stories. Prima volta McDonald's tattico, come sempre ormai. Forse ci torniamo anche domani, non lo so, vediamo. Vabbè, comunque mi sono preso una roba leggera, dai, crispy, nuggets, pollo, le ricche, teino e poi invito per carnevale, ragazzi, per chi vuole, Sesto San Giovanni alle 5, ragazzi, se volete venire. Stavamo girando per il centro Sarca e vicino a Fettrena c'è questa scala, ho trovato questo coso che ti lascia la bevanda gratis, cioè ti basta che ti registri quel codice, ti metti quel codice lì e poi ti lascia la Monster, no, è la Lemon Energy Activator gratis, cioè anche infatti prezzo tutto, zero. Ci sta un bot, consigliato. Acqua e merendine prese, stiamo tornando a Villa Torretta. Sponsor? No, ti scherzo. Villa Torretta. Allora, abbiamo fatto il check-in e siamo di nuovo dentro Villa Torretta. Qualche problema più che altro per la carta, ma va bene così. Io non mi ricordo che numero siamo. Che numero eravamo? 134? Che numero sei te? 42. Ah, infatti ora ancora più in fondo. Può darsi. Ho sbagliato io? Ah no, di qua, sì. Ah, ok. Voi state della Villa Torretta? Non l'avevo vista però, con questa cosa che... Cioè, ci sono anche i tavolini, puoi fare tambai qui. Che figo. Guarda, sembra un po' horror adesso però, eh. Ok, siamo alla 143, Villa Torretta, si è spento tutto. Dovrebbe essere aperta. Reaction. Boy, che figo. Boia. Bellissimo, ci sono i tavolini, ora mi sento tipo un VIP. Grazie Mara per la stanza, ha detto che è la sua preferita, direi che è un GG. I letti sono separati, ci sono specchi ovunque, il mega televisore, finestrina, hai spaccato. Grazie di nuovo Mara, ti vogliamo bene. Oh, ci sono anche degli snack. Oh, ci sono anche delle caramelle. Oh, è una macchinetta del caffè di nuovo. GG, grazie Mara. Ragazzi, ci vediamo dopo, che okay, dobbiamo appoggiare la roba e Villa Torretta. Comunque, devo dire sempre, Villa Torretta, qualità, guarda lì, tutto figo, non io. Qua c'è le patatine, che in realtà mi sa che sono a pagamento, ma vabbè, qua c'è tipo gli M&M's, delle arachidi. Poi vabbè, ho preso l'acqua, è passata la Coop qua davanti a prendere anche i Kinder Max, ma va bene così. Qua abbiamo le tisane, qua c'è Giulia. Vado lì in fondo. Ok, e niente, qua abbiamo le tisanine, la caffettiera, che l'altra volta mi sono preso un bel caffè, i bicchieri in vetro, non di plastica, qui in vetro, questo bellissimo tavolo, questo tappeto fighissimo, qua c'è un televisore che in realtà rispetto all'altra volta mi sembra più smart, infatti c'è l'elenco canali, robe, cose, GG. Comunque, cioè, a me sta garba, sta stanza garba un botto, sta garba stanza un botto, lasciamo stare. Cioè, guardate che figo, c'è proprio l'angolo del tetto qua, stupendo. Quindi Villa Torretta, alta recensione. A parte stavo per cadere qui prima, ma va bene, però uno ci si può anche magari tipo sedere così, si mette a parlare, a giocherellare, cose, robe, quindi top, top stanza. Ci si può sedere l'altra volta in fondo alla metro, perché è giusto così, questo fa il vlog mentre vlog. Presi i biglietti, stavolta giornaliero, dovremmo andare a Zara, poi da Zara a prendere le M3 e andare al Duomo, se non sbaglio. Sbaglio e vabbè, succede. James Arthur. Ed eccoci di nuovo al Duomo di Milano. So che l'ultimo vlog dell'anno scorso era a Milano, questo inizio anno è Milano concerto James Arthur, va bene così, sempre in Milano. Dripping in Milano.
Niente, ora non so dove andiamo per un giro. Cringe. Insomma, bello questo concerto, eh? Questa è la coda per il concerto, dai. Giusto? Sì, sì. Siamo per entrare. Con la macchina, adesso Jim Sartre direttamente. Lo investi. Io vado avanti. Adesso chiamo Jim Sartre. Faccio finta di essere incinta. Puoi fare un attimo 5 minuti di pausa? Fai carpool karaoke, lo butti dentro. Noi eravamo in autostrada qui, vero? Hashtag pausa pranzo. Pausa pranzo. Comunque siamo andati al Fabric. Pausa pranzo. Pausa pranzo. Pausa pranzo. Hashtag pausa pranzo. Allora metto negli hashtag. Siamo arrivati e ancora non c'è James, ma va bene così. Spammerò clip a go-go. E siamo entrati in modo molto veloci. E niente. A dopo. Comunque sì, dai, poca gente. Poca gente. Guarda, faccio un filippino. Faccio un filippino. Vieni. Filippino anche in fondo. I don't know how you.
This one's called Blindside, doesn't it? Like I said, I'm gonna need your help, okay?
Just us in love.
Però come vi è sembrato il concerto? A me mancavano due canzoni. Io sapevo bravo. Due o tre canzoni in tutto. Però dai, insomma. Stanza, dolce stanza. A parte che c'è un layer di Giulia allo specchio qua. Allora vedi tipo quelle robe lì horror in cui la testa si muove così. Però Giulia in realtà è ferma. Va bene così. Siamo a stanza, in realtà mi sa che ordiniamo qualcosa, perché non abbiamo cenato, visto che eravamo da James Arthur. Brava. Cosa ne pensi? Cosa ne pensi di concerto? Io penso che ho perso la voce, anche se quelle canzoni non le sapevo tutte, per quelle nuove. Io invece ho perso un timpano, il sinistro, perché c'era una tipa che... cantava tutta stonata. C'era una tipa stonata che urlava potentissimo, non è che cantava, urlava e niente, cioè... Pure le parole, no? In più... Mi spingevo a destra, a sinistra, davanti e dietro, quindi ero tipo così tutto il tempo. Per fare video facevo tipo così, pure così per non disturbare quelli dietro. E quindi ora sono tipo un crampi alle anche. Ma Villa Torretta ci offre questa bellissima stanza, ragazzi. Villa Torretta. Abbiamo trovato per terra questo accendino. Se è vostro, ormai è mio. Villa Torretta, ragazzi, cioè lusso. Luxury. Fun fact, sto aspettando alle 1 di notte il rider che doveva arrivare tipo 40 minuti fa, ma ancora non c'è. Villa Torretta. A parte il cancello è chiuso, quindi spero che ci passi il cibo per queste cose. Io sto ancora aspettando che passi sto rider, sto tipo ghiacciando fuori. Ma va bene così, c'è Villa Torretta. Vabbè, basta, sembra troppo ripetitiva sta cosa. E niente, io spero che arrivi presto, perché... Cioè, sapere che arrivavo così tardi a questo punto non ordinavo. Cioè, non ordinavamo in realtà. Però vabbè, speriamo che arrivi questo cibo, che è veramente... Boh. Ordine ritirato, mi sono preso il cibo. Cioè, non è solo mio in realtà, ma anche per gli altri. Alle 1 di notte ho preso il ghiaccio della vita, perché non volevo mettermi la felpa. Ma me ne sto pentendo, la Sim è laggiù. Grande Nasim che ha portato il cibo. Ora torno a Villa Torretta, ragazzi, cioè la qualità. Comunque così veramente siamo lo sponsor a Villa Torretta, ma cioè in realtà tra virgolette lo è, visto mi trovo sempre bene qua, però vabbè, lasciamo stare. A dopo. Che bambino tattico. Lo slomo. Ho fatto uno slow. Ora abbiamo, a parte che ho chiesto due tè o due coke, ma va bene così. Poi ci sono le patatine qua, il falafel e la piadina. Comunque di nuovo nella palestra di Villa Torretta, che stamattina ho failato in stanza, non la trovavo, in realtà era qui. E quindi non ci sono andato, cioè lo stavo cercando stamattina alle 5 del mattino, non la trovavo e niente. Quella qui, Villa Torretta, palestra. Sì. Hi guys! Vediamo il continuo praticamente del Christmas party. Dell'altra volta. Vabbè, torniamo se no il 18 anche per l'anniversario, già che ci siamo. Se qua ci sono gli altri due che non so se sono pronti, poi qua c'è mia sorella in teoria. Come l'altra volta, salmone, formaggio, panino e antipasto colazione, ci siamo. Questo non sembra... E poi c'è questo, che è il succo di mela, stra buono. Dici? Cosa ne pensi di Villa Torretta? La colazione come ti piace? 4 stelle.
Direi buono. Io tanto vengo qua perché sono col salmone. Questo è colazione, pranzo, cena e merenda. Olio canetto. E qua c'è il cappuccino. Allora, fuori dalla nostra stanza c'è un camioncino che vende frutta. La frutta è appoggiata così. Ma io dico, se questo frena o robe, non gli cade tutto? Tipo? No, eh? No, va bene. Direi che è il momento di lasciare questa bellissima stanza di Villa Torretta. Ringraziamo di nuovo per la stanza, la collezione e tutto. Tanto tra poco esco di nuovo con Mara, Laria e Kiel, quindi Gigi. Però, sì. Grazie per la stanza e ci vediamo alla prossima. Villa Torretta. È un video comunque. Hello guys, welcome to our vlog. Comunque ragazzi, lei è quella che ripara i letti, pulisce i cessi, fa da governante, facchina, room service, massaggiatrice. Happy ending hai detto? Hai detto happy ending? No, ho detto housekeeping. Ah, non si sa mai qui. Comunque sto mangiando un hamburger. Questo, come si chiama? My Power. Col burro d'arachidi? Il burro d'arachidi, pomodoro, insalata, uova alla cocca. E poi c'è il mio amore. Fame, ma come un verso sposo. Offerta di Villa Torretta, vero? Abbiamo salutato gli altri, ora siamo a Villa, no sì, Villa Torretta, siamo in Paolo Sarpi, da Thai Street Food thailandese. Smoothie al mango, sponsor Maci Maci, no scherzo. Facciamo assaggio e vediamo un po' com'è, tanto possiamo girare l'aria a perdere tempo, che è ancora presto, quindi top, a dopo. Lasciamo Villa Torretta, ringraziamo Mara per gli ospitali della torretta, ringraziamo anche Ria, che sì, ringraziamo Kiel che sta spuntando da quell'angolo lì, penso, fiero. Questo niente, è vlog di James Arthur più Milano, con i nostri compagni di avventure, ciao, e niente, forse dopo, se no niente. E come si suol dire, casa dolce casa, siamo appena arrivati, sono tipo le quasi le 9 e in realtà alla fine non ho guidato perché non c'è stato lo switch, ma va bene così, cioè no ma sì. E niente, io in realtà tipo sono, c'ho lo stomaco tutto sotto sopra, cioè non capisco se ho fame o devo gottare, una delle due, ma lasciamo stare. Comunque ci tengo a precisare che non era sponsorizzato da Villa Torretta il video, ma lo sponsorizziamo noi. E niente, e, Villa Torretta the best. E niente, a parte questo, il concerto ci stava. Diciamo che ho sofferto, ma mi sono divertito, ho sofferto perché ero tipo in un punto stoico, non mi muovevo, ero fisso in quel punto lì e non mi sono spostato perché c'ho sopra un mega ventilatore che mi faceva aria fresca e siccome non potevo manco togliermi il giubbotto perché ero schiacciato da tutti i lati, è stata una manna dal cielo. Grande James. Devo ammettere che tipo non le conoscevo tutte le canzoni, purtroppo, ma quelle che conoscevo le ho cantate comunque. La qualità dei video sarà quella che sarà, cioè quella che avete visto. Più che altro perché c'era un tipo davanti che non mi impediva di fare video e io non volevo ostacolare chi era dietro di me, già che sono grosso. Se poi mi metto pure a fare gli alberi di Natale col telefono, la gente non vede più niente, quindi ci sta. E niente, tutto questo per dire che sono stato al concerto di James Arthur e a Villa Torretta. E niente. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi e condividete il video se c'è qualche clip di James Arthur che vi interessava. E niente, God bless.